Buonasera dalla Casa d'Energia, ben trovati a questa nuova puntata di Nero su Bianco, come sempre presentato dalla Fonderia delle Idee. Questa sera torniamo a parlare di banche dopo la sentenza di uno dei filoni d'inchiesta sulla vecchia Banca Etruria, quello sulla bancarotta, con l'accoglimento di quelle che sono state le richieste da parte dell'accusa. Parleremo di questo, ma anche ovviamente di tutti i risvolti, chi ha perso i propri risparmi, chi attende ancora di essere ristorato e quello che anche la banca insomma rappresentava per questo territorio. Io saluto intanto il direttore della Casa d'Energia Fabio Mori, poi vedete già i nostri ospiti che tra poco presenteremo. So che tu con le banche hai un rapporto particolare che è un po' l'emblema di come i giovani, no? In che modo si trovano a relazionarsi oggigiorno con una banca. Io volevo dire che il crack Banca Etruria e tutte le, come dire, le conseguenze che ne sono derivate ovviamente non devono far perdere di vista quello che è stato il dramma vero. Oltre ovviamente ai risvolti penali che si sono avuti, è stato quello degli azionisti e degli obbligazionisti che hanno visto, appunto, come avevi detto te, perdere i propri risparmi investiti in una banca del territorio, quindi in un ente in cui loro credevano e che doveva in qualche modo anche fungere da leva e da motore immobile dell'economia cittadina. Quindi la banca del territorio è importantissima anche per quella funzione che ha a livello imprenditoriale nel, appunto, assistere gli stakeholder del territorio. Come dicevi prima, quando ho iniziato il progetto di Casa dell'Energia 3 anni fa, anch'io mi sono recato in vari istituti bancari per avere dei finanziamenti per iniziare questa attività. Ovviamente i miei finanziamenti, quelli che chiedevo, che avrei voluto, non erano di certo di entità grande. Erano dei piccoli finanziamenti che mi sarebbero poi serviti per iniziare la start-up e appunto cominciare l'attività. Ecco, io non ho avuto nessun tipo di finanziamento, non ho avuto fondi e ho dovuto rivolgermi a una impresa privata che mi aiutasse appunto nell'inizio di questa start-up che è Nuova Energia e che oggi dirige il progetto di Casa dell'Energia Urban Center. Quindi io credo che negli anni si è perso un po' questo valore di volano che devono avere le banche nell'economia del territorio, cioè dare i soldi ai piccoli imprenditori, alle persone che operano nel tessuto finanziario, economico e che in qualche modo sono il vero motore dell'economia italiana, perché sappiamo appunto che l'economia italiana è fatta grandemente da piccole imprese, da PMI e da persone che la mattina si svegliano e mandano avanti la loro piccola attività creando un indotto a cascata in tutto il territorio che è ineliminabile e irrinunciabile. Quindi insomma una situazione veramente paradossale che spero, diciamo, in un futuro si riesca ad avere di nuovo nell'istituto finanziario quella fiducia che serve perché sia, diciamo, motore immobile del nostro sistema capitalista, anche perché credo sia irrinunciabile oggi avere un sistema bancario in questo attuale spaccato di modernità, insomma. Grazie a Fabio Mori e partiamo allora dal servizio di Chiara Salotti sulla sentenza. Una vera e propria stangata per i big della vecchia Banca Etruria. Sono stati infatti condannati a 5 anni per bancarotta fraudolenta l'ex presidente dell'Istituto di Credito Aretino Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi. Questa è la sentenza di primo grado pronunciata nella tarda serata di ieri dal GUP Giampiero Borraccia che riguarda gli imputati che avevano optato per la strada del rito abbreviato che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Il giudice inoltre ha inflitto 2 anni all'ex vicepresidente Alfredo Berni e 1 anno all'ex consigliere del CDA Rossano Soldini, quest'ultimo accusato di bancarotta semplice. Gli imputati hanno ricevuto delle condanne estremamente pesanti. È stato disposto il risarcimento in separata sede dei danni morali alle costituite parti civili. Questo come difensore ci lascia una grande soddisfazione perché la storia di Banca Etruria è purtroppo la storia anche della sofferenza di tanti piccoli risparmiatori che hanno visto spazzati via i risparmi di una vita. Sono state così sostanzialmente accolte tutte le richieste formulate dal pool di magistrati che si sta occupando del crack di Banca Etruria, guidato dal procuratore capo Roberto Rossi e presente al gran completo per la lettura del dispositivo. Le sentenze non si commentano, lo sapete, nessun commento. Grazie, grazie mille. Il GUP infine ha rinviato a giudizio tutti gli altri 24 imputati tra amministratori e dirigenti dell'Istituto di Credito che non avevano scelto il rito abbreviato. Il processo prenderà avvio il prossimo 2 aprile. Ci difenderemo
in un giudizio dove avremo modo di valorizzare tutti gli elementi di prova a discarico. Soddisfatti i risparmiatori azzerati che si erano costituiti parte civile. Siete soddisfatti voi risparmiatori? Sì, sì. Era quello insomma che vi aspettavate? C'era un po' di preoccupazione, ma c'è stato l'unplay, lo chiamo così. Saluto il presidente di Federconsumatori, Pietro Ferrari, benvenuto. Il portavoce dell'Associazione Vittime del Salvabanche, Giuseppe Leandri, buonasera. Buonasera. Ritroviamo con piacere il direttore di Informa Arezzo, Paolo Casalini. Buonasera. E Piero Franchini che ci assiste come sempre. Buonasera. In questa puntata. Allora, vado da Paolo prima di sentire, no, chi comunque, se vogliamo, giustamente anche da questo processo si sentiva, no? Chiaramente per le proprie vicende e per le vicende, no? Gli associati che rappresentavano parte in causa. Chiedo a Paolo che processo è stato, se si aspettava questo tipo di condanne e che spaccato emerge intanto da questo primo filone. Ma emerge prima di tutto che le condanne sono state dure, questo non c'è dubbio. Per essere un rito abbreviato sono presso il massimo della pena. Non mi aspettavo granché da questo processo, onestamente. Gli importi per cui si è istruito il processo rappresentano più o meno il 10% dell'ammontare delle sofferenze di Banca Etruria. Il processo, che non verrà mai fatto, perché purtroppo questo è un limite della nostra giustizia, è il perché siamo arrivati a questo punto. E questo tipo di sentenze né questa storia recente ce lo racconterà mai. D'altra parte sono i limiti della prescrizione, per cui possiamo arrivare solo fino a un certo punto e oltre questo non è possibile andare. E mi dispiace, perché la verità processuale è importante, ma non ci consegna la storia di quello che è stata la fine brutta, drammatica del nostro. Questa è la cosa che amareggia forse. La Commissione Banche, che fu voluta nell'ultima legislatura, in realtà si è persa dietro a mille rivoli inutili e non ha mai investigato su come siamo arrivati alla fine di Banca Etruria. Quindi diciamo che pagano gli ultimi vertici. Certo, pagano quelli che possono essere accusati, perché quelli che sono fuori per i limiti di prescrizione non risponderanno mai del loro operato. E per chi ha approfondito l'argomento Banca Etruria sa bene che i problemi della banca hanno origini lontane, molto lontane. Presidente, che cosa, ecco, invece per voi rappresenta questa sentenza? Sì, sì, Presidente, sì. Questa sentenza, l'abbiamo già avuto modo di dirlo, è un primo pezzetto di giustizia. Ora, è vero che non si risale all'origine del crack di Banca Etruria, perché i problemi di Banca Etruria sono datati e, come già stato detto, ci sono limiti di prescrizione per i quali si risale dentro determinati periodi. Ma dentro questi periodi c'è da tener conto che ci sono state almeno tre ispezioni che partono dal 2010 di Banca Italia. Poi si può discutere quanto vogliamo su Banca Italia, sulla capacità ispettiva di Banca Italia, sul fatto che Banca Italia abbia fatto degli interventi più o meno, diciamo, all'acqua di rose. Possiamo discutere di tutto, però sta di fatto che sono stati tre interventi di Banca Italia, tre ispezioni, hanno rilevato ognuna situazioni che andavano via via aggravandosi, hanno fatto una serie di prescrizioni all'organo amministrativo della banca. Queste prescrizioni di fatto non è andata in porta uno, fino al punto di arrivare a quel famigerato giorno in cui c'è stato il decreto di risoluzione, l'azzeramento degli obbligazionisti e degli azionisti, con tutti i drammi che poi ne sono succeduti. Quindi diciamo che è vero, sono stati condannati, la condanna è stata pesante, sono stati condannati i soggetti che potevano essere in qualche modo indagati per quei limiti di prescrizione che sono stati descritti, però se c'è qualcuno che per ora ha pagato, non in termini penali,
ma in termini di danno economico rilevante, sono stati innanzitutto gli obbligazionisti, che si sono visti frugare nelle tasche. Non dimentichiamoci che ci sono state delle emissioni nel 2013, okay, che durante il quale insomma, la banca era praticamente già fallita, rastrellando soldi dalle tasche delle persone, okay, e quindi hanno pagato gli obbligazionisti e hanno pagato gli azionisti, che molto spesso sono diventati tali perché in qualche modo per avere qualche servizio dalla banca erano costretti a comprare delle azioni. Questo è chi ha pagato oggettivamente, perché c'è stata sì una condanna, ma queste persone però non pagano niente. C'è l'appello, ci sarà la Cassazione, ci sono le fasi del processo che, come si sa in Italia, fino al terzo livello di giudizio nessuno è da considerarsi condannato in via definitiva. E anche su questo filone di processo auguriamoci che non cada la mannaia della prescrizione. Quindi non vorrei che poi alla fine chi ci rimette da queste tasche, da queste vicende, siano esclusivamente i risparmiatori che ancora, ricordiamoci, qualcuno non ha visto un euro di ristoro. Poi, se si entrerà in una seconda fase nel merito del perché, vi spiegherò perché non ha visto un euro di ristoro. Giuseppe Leandri, quindi quello che abbiamo sentito, no? Ovviamente ci sono appunto una categoria che forse comunque non vedrà mai, no? un senso di giustizia piena, moralmente però è una vittoria questa sentenza. Ma guardi, noi seguiamo le questioni diciamo, della giustizia, però non è che la cosa... ci porta a pensare che attraverso la giustizia riavremo tutti i nostri risparmi che abbiamo perso. Anzi, io sotto questo profilo è stata una sentenza di primo grado, il secondo grado vatta la pesca quando ci sarà. Ne parlavamo anche con i nostri colleghi di Vicenza, che come noi hanno avuto con la Banca Popolare di Vicenza un po' le stesse cose e praticamente la giustizia ha perso tempo perché hanno dato modo a tutti questi signori che sono stati responsabili di questi crack di mettersi a posto con delle teste di legno, hanno destinato i loro beni, le loro case, le loro ville, le loro barche ad altre persone, non sono riusciti praticamente a portargli via un euro e sono tuttora tutti quanti liberi. Ecco, dopo 4 anni questa è la realtà della cosa. Per cui noi quello che ci interessa in questo momento non è tanto quello che accadrà fra un anno, due, tre o se le cose andranno in prescrizione. Noi ci stiamo impegnando in questo periodo per vedere di ottenere il massimo del risarcimento che possiamo dalle obbligazioni che ci hanno praticamente derubato e vedere anche un ristoro per gli azionisti. Ecco, sotto questo profilo ci stiamo battendo a fianco della Federconsumatori che ci ha sempre seguito sulla questione e anche da soli e andremo sabato a Vicenza a un evento importante che saranno presenti Di Maio e Salvini perché è stato presentato nel decreto di fine anno nel bilancio diciamo, la legge che prevede i rimborsi fino al 95% delle nostre obbligazioni. La cosa non è che ci entusiasma al 100%, noi abbiamo sempre chiesto il pieno recupero, però abbiamo detto vabbè, se a questo punto è il 95% e il 30% agli azionisti, però deve uscire, anzi doveva uscire già oggi o domani, un decreto attuativo, perché dopo le leggi di bilancio seguono i decreti attuativi per stabilire tempi, metodi, modalità di questi rimborsi e ancora non lo hanno presentato e questo ci fa... Finora siamo stati bravi a non fare manifestazioni particolari, però non faremo sconti a nessuno. Come abbiamo combattuto per 2 anni e mezzo contro il precedente governo Renzi per quello che ci aveva provocato, potremo farlo anche con l'attuale governo. Torniamo subito, tra poco. Noi insieme dalla Casa dell'Energia stiamo parlando della vecchia Banca Etruria dopo la sentenza per il filone del crack. Piero, tu che idea ti sei fatto? Ma l'idea è quella appunto di essere stato in qualche modo fregato anch'io. Tu quanto hai perso? Come tutti.
Ma diciamo io avevo solo azioni, quindi 3 o 4 mila euro, quindi non sono poi... Ma quello che è stato brutto è stato che io ero cliente dal 1964, quindi, e era diciamo un po' la banca di famiglia, come si dice, no? Quindi dove ci si fidava, dove appunto si andava lì, e proprio anche certe volte per prendere consigli noi. E vi dirò che fino agli anni 2000 e 2000 e qualcosa, probabilmente tutto è funzionato, perché chiaramente c'era diciamo un rapporto molto molto di fiducia, quindi con chi ti trovavi davanti, e quindi ecco. E poi si è visto, io ho visto chiaramente questa diciamo questa modifica di tutto ciò che avveniva dentro la banca, e cioè vale a dire che venivi effettivamente pressato, perché se avevi bisogno di qualcosa, per dire tipo dei piccoli prestiti o dei mutui, come è, chiaramente ti aspettavano sempre al varco chiedendo appunto di acquistare azioni e di trovare diciamo cose che effettivamente avevano in mente di vendere, insomma. E nei primi anni diciamo è andata sempre abbastanza benino, se non che poi io, chi è che ha frequentato la banca, ha visto che effettivamente le cose si stavano trasformando, perché anche lì dentro io vi posso dire che c'erano persone che erano abbastanza, come dire, interessate, perché probabilmente dopo è venuto anche fuori che probabilmente qualcuno saliva il gradino, o quell'altro che veniva diciamo ringraziato in modi magari che loro sapevano, però c'era anche persone oneste, e persone oneste che a qualche tempo prima che succedesse il crack, abbastanza diciamo vicino a quello che è successo, qualcuno mi ha detto, un uccellino che passava, che dovevo prendere queste obbligazioni che avrei dovuto rinnovare e andare. Quindi ecco, quello secondo me è stato un uccellino buono, insomma, no, per dire. E quindi ecco, che dire, ecco, però io mi ricordo che lì molta gente appunto è stata diciamo incastrata proprio per ciò che rappresentava la nostra banca, perché quella era effettivamente la nostra banca, era la banca, per dire, dove tutti si andava, perché quando c'era qualcosa che riguardava diciamo il discorso dell'imprenditoria, oppure anche del privato, oppure del risparmio, e lì ti sapevano sempre dare un buon consiglio. Ecco, poi dopo le cose si sono, non so, in qualche modo incancrenite, e quindi c'è stato questa corsa a cercare di tappare quei buchi che probabilmente, non so da dove sono venuti, però dopo forse probabilmente è venuto anche fuori, insomma, no, quindi ecco, questi famosi prestiti, questa nave in mezzo lì a un posto che forse non c'era nemmeno la possibilità di portarla al mare, quindi ecco, perché io mi sono recato lì a vedere, ho visto che insomma sarebbe stato ben difficile portarla al mare, quindi ecco, quindi era una barca costruita solo per cercare di inventare qualcosa per mettere un po' di cenere negli occhi. E quindi ecco, quello che appunto dispiace è che probabilmente tutto ciò che, come diceva Fabio Mori prima, ha fatto perdere un po' di fiducia nelle banche, anche se è vero che ora le banche non hanno, ultimamente non fanno niente per cercare di avere fiducia, perché mi sembra che insomma, voglio dire, problemi ci siano in più banche. E quindi, però ecco, questo è brutto, perché il buon imprenditore e tutti, anche la buona famiglia, per dire, noi sappiamo che se abbiamo due soldini andiamo lì e li portiamo, e il risparmio per noi era una cosa, diciamo. Ecco, ora purtroppo è nata tutta questa paura, questo modo di non capire cosa fare, e quindi ecco, probabilmente questo non serve a nessuno, e non serve nemmeno alle banche, perché è chiaro che anche le banche, che probabilmente per cercare di prendere 5, magari hanno perso 200, per dire, ecco, quindi, e questo è secondo me il brutto della cosa. Quindi, poi per quanto riguarda il discorso appunto degli amici e dei parenti anche, che sono stati truffati in modo molto più pesante di me,
Ecco, che dire, erano in tanti casi tutti i piccoli risparmi di una vita, era magari la liquidazione, era magari per dire, ecco, e purtroppo hanno perso tutto e poi ora queste diatribe appunto di queste specie di false, diciamo, processi, di cose così, insomma, falsi perché a me, io credo che onestamente non pagherà nessuno, perché come si diceva prima, e ci saranno, diciamo, il primo grado, il secondo grado, il terzo grado, poi magari molta gente di quella, purtroppo, perché io conosco anche tanta gente che sarà bella morta, per dire, perché magari quelli non saranno mai ristorati, come si dice, perché ora si parla di ristoro, no? Quindi che, ecco, non saranno mai ristorati. Questi, purtroppo, il brutto è questo. E credo che le indagini siano state fatte abbastanza bene, per dire, però dopo, purtroppo, noi abbiamo una giustizia che, se non è, per dire, tutti i giorni, come dire, spinta, probabilmente, ma anche se è spinta, diciamo, arriva molto tardi a giustificare. Volevo chiedere a Paolo, intanto, Banca Etruria poteva essere salvata, secondo te? Secondo me sì. Chi la doveva salvare? In che modo? Ma questa è una bella domanda, però io credo che se si potesse far tornare indietro l'orologio della storia, io credo che anche gli istituti bancari che hanno dovuto partecipare al fondo di solidarietà ci avrebbero pensato meglio prima di dire di no a tutto prima. Perché alla fine i soldi l'hanno dovuti tirare fuori lo stesso. Lo Stato ha dovuto coprire debiti di altre banche, ultimamente di Banca Carige. Prossimamente dovranno essere tirati fuori un altro 1,5 miliardi per ristorare appunto coloro che sono stati turlupinati. Se si mette insieme l'importo totale che è stato messo a disposizione e se si aggiunge il costo che gli istituti bancari italiani hanno sopportato per la perdita di credibilità, i crolli di borsa, la perdita dei valori dei titoli immobiliari, naturalmente nella borsa valori italiana, beh, penso che salvare le banche sarebbe costato, ma diciamo, il 10%. Del costo totale che è stato, che era questa operazione, ma di questo ne avevamo tutti coscienza mentre accadeva. L'esperienza di qualche anno prima della Lehman Brothers, che è costata al governo americano 10 volte il debito totale della banca fallita, era un'esperienza illuminante. Tutti si immaginava che sarebbe finita così, e infatti è finita così. Diciamo che prima lui ha fatto un breve riferimento a Banca Italia. Banca Italia ha fatto delle belle ispezioni, ma le ispezioni non erano finalizzate a nulla. L'unica cosa che proponevano le ispezioni era vendete la banca a qualcun altro, perché è, cioè, è un po' poco. Cioè, io mi aspetto da un istituto centrale di controllo che si impegni ben diversamente, insomma in un altro modo. Se fosse stato vivo Andriotti, una domanda stupida, se fosse stato vivo Andreotti, pensate che sarebbe successo tutto sto casino in Italia con le banche? Io credo proprio di no. Ecco, quindi c'è una debolezza sostanziale della politica. Io la politica non gli faccio accuse particolari, solo di essere stati estremamente deboli, succubi di una burocrazia che se li è mangiati in un boccone. Deboli o interessati? Deboli. Deboli. Deboli, assolutamente deboli. Il decreto salva banche, questa è una cosa che nessuno o ricorda o ha notato. Il decreto che salva banche è un po' una risata. Il decreto salva banche fu pubblicato 2 ore prima che iniziasse il Consiglio dei Ministri, il testo, nel sito della Banca d'Italia. Poi sparì, dopo 20 minuti apparì e poi scomparve. Cioè, questo significa che quel decreto in realtà non l'aveva scritto il governo, l'aveva già scritto la Banca d'Italia, l'aveva passato la linea, approvate questo. E questo è accaduto. Poi Banca d'Italia si accorse di aver pubblicato il testo del decreto prima ancora e il Consiglio dei Ministri era convocato per domenica alle 18, alle 17 era già pubblico questo decreto e ancora il Consiglio dei Ministri non si era nemmeno riunito. Quindi era chiaro, un decreto scritto sotto dettatura e con quale scopo ancora non è mai... Ecco, queste sono le cose che mi piacerebbe conoscere, approfondire, capire, ma nessuno è in grado di farlo, e men che meno la Banca d'Italia, che ha tutto l'interesse a coprire il più possibile, ovviamente. Quindi il decreto di cui tanto si è parlato, no, per i motivi poi chiaramente legati alla Boschi, eccetera, eccetera, è un falso problema, tu dici? No, il decreto fu un errore, ma tutto in quel periodo fu un errore.
fu un errore aver venduto gli NPL per due spiccioli al fondiario SPA tre giorni prima che venisse emanato il decreto. Per quale motivo fu fatto quell'operazione? Tanto che la Procura della Repubblica ha chiesto di vederci chiaro, meno male, era l'ora che qualcuno mettesse le mani su quella voce. Grazie a quella vendita la banca è stata massacrata perché i valori finali della banca sono stati azzerati. Ma c'è una serie di coincidenze, una seguente all'altra, che vanno a costruire un quadro quasi spaventoso. Se volessi definire, a volte mi è sorto un dubbio, ma naturalmente sono sensazioni, nessuno di noi ha la possibilità di andare in fondo, rimangono solo sensazioni. La sensazione mia è che tutta sta vicenda sia stata costruita per colpire la politica, Banca Etruria, qualcosa, una vendetta, non lo so cosa c'è stato dietro, ma che alla fine tutto sia sfuggito di mano. Banca d'Italia non riusciva più a controllare la situazione, il governo non era all'altezza di poterlo fare, il ministro dell'economia non sapeva che pesci prendere e non era adatto, è un ministro economico ma non finanziario, quindi non era esperto di banche. Renzi, la Boschi, per l'amor di Dio, bravi ragazzi, nessuno mette in dubbio, ma di banche ne sanno meno di me. Quindi si sono fidati di Banca d'Italia. Cioè, alla fine però a qualcuno è sfuggito di mano questo meccanismo che ha finito per divorare tutto. Ecco, questa è la sensazione che ho avuto io anche ascoltando la Commissione Banche, rileggendo tutti gli atti. Cioè, poi c'è un'altra cosa nel mezzo a tutta la vicenda che secondo me tutti trascuriamo e che io non la peserei proprio con poco, insomma. Subito prima del commissariamento di Banca Etruria, e si parla di 10 giorni, non di più, il governo fece il decreto sulle popolari. Un decreto che era mal visto da tutti. Nessuno lo voleva perché si toglieva il giocattolo dalle mani dei poteri che fino ad allora avevano controllato le banche. Per capirsi, la popolare dell'Etruria era una cooperativa che di cooperativo non aveva più niente, perché quando si parla di 50.000 soci, di 10 miliardi di fatturato, di giro d'affari, insomma, di 7 regioni coperte, 200 sportelli, che significato ha la parola cooperativa? Nessuno. Serviva soltanto a mantenere il voto capitario che permetteva di controllare le stanze del potere della banca. Ecco, questo. In quei giorni accadde tutto questo. Il colpo finale, 10 giorni dopo aver approvato il decreto che toglieva le banche popolari dalla sfera del cooperativismo, arriva la mazzata su Banca Etruria. Coincidenze? È difficile trovare un legame, certo, bisogna. Forse la storia ce la racconteranno tra 20 o 30 anni. Oggi per noi possiamo solo mettere insieme tutti questi eventi, cercare di dargli una spiegazione, ma certo siamo in un campo fantastico, cioè possiamo solo cercare di fare dei ragionamenti e poi stiamo a vedere qui come ce la racconteranno in futuro i posteri della storia. Certo, la vicinanza temporale fa pensare. Fa molto pensare. Ci fermiamo un secondo. Ben ritrovati dalla Casa Energia con Nero su Bianco, stiamo parlando della sentenza Etruria, ma anche quello che come si può leggere, insomma, questa vicenda. Per quanto riguarda la sentenza c'è una posizione particolare che ovviamente ha fatto anche discutere, quella di Soldini, anche per come lui, insomma, si era comportato poi, no, nell'esercizio del suo mandato. Allora, vogliamo sentire un attimo che cosa ci ha detto dopo la sentenza. Lei però ha detto: per chi non mi conosce sono un delinquente come gli altri. Per forza, cosa vuole che ne dica? I fatti sono quelli, i giudici hanno deciso di condannarmi, quindi io sono giudicato una persona che ha fatto del male alla banca in questo caso, questo è fatto, cosa vuole che ne dica? Chi non mi conosce va a vedere la parte finale, tutto qua. C'è amarezza nelle parole di Rossano Soldini, ex membro del CDA della vecchia Banca Etruria, condannato dal GUP Pier Giorgio Ponticelli al termine del processo con rito abbreviato ad un anno per bancarotta semplice. Nonostante la condanna, lei ha ricevuto tanta solidarietà. Sì, per fortuna, in questi casi sono le uniche cose che tirano su il morale, non è la pacca sulle spalle, però sono situazioni che veramente ti danno una spinta, non per muoversi come niente fosse, assolutamente, ti danno una spinta per superare questo momento che per me
dopo 50 anni che lavoro nella ditta di famiglia, che ha 74 anni, che si fa una vita come incredibile per lavorare, per tenere occupati centinaia di persone come abbiamo oggi, mi capisce che è una botta incredibile. Soldini è stato uno dei grandi accusatori delle operazioni compiute dal CDA dell'Istituto di Credito Aretino. Era stato infatti proprio lui nell'ottobre 2009 ad informare Banca d'Italia delle sue dimissioni e delle motivazioni che l'avevano portato ad uscire dal Consiglio. C'erano situazioni che non potevo accettare per i miei principi anche morali e anche pratici. La gestione, la governance non la vedevo, come del resto è successo poi in Banca d'Italia, che contestò esattamente come feci io molto prima la governance della banca. Assieme a Soldini sono stati condannati per il crack di Banca Etruria anche l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, entrambi a 5 anni, e l'ex vicepresidente Alfredo Berni a 2 anni. Per loro l'accusa era di bancarotta fraudolenta. Purtroppo ero presente in degli affidamenti, in 2 su 3, perché uno non ero presente. Quali? Quello importante della SACI io non ero presente. Erano stati presentati come possibili affidamenti da confermare, molto validi, in base alle carte che ci venivano presentate. Paolo, un flash su lui, più di questo che poteva fare, non lo so. Poi chiaramente se è stato condannato. Senti, va detto alcune cose, sì. Di Rossano. In quel periodo diversi imprenditori entrano e escono da Banca Etruria. Ce n'è stato uno, non me la sento di fare i nomi, ma insomma ce n'è stato uno che subito prima l'approvazione del bilancio si dimette con il bilancio in mano e dice: io questo non lo firmerò mai, firma le dimissioni e se ne va. 2 anni prima la vicenda di Rossano Soldini. Rossano resta nel consiglio di amministrazione e fa mettere a verbale, è negli atti, è del processo, fa mettere a verbale tutte le contestazioni al consiglio di amministrazione sulla gestione della banca. Non contento, prima di dimettersi va direttamente nella sede centrale di Palazzo Knox di Banca Italia e riferisce tutte le sue osservazioni agli ispettori della Banca d'Italia, i quali iniziano, a seguito della sua denuncia, iniziano le ispezioni. Quindi si può dire che all'origine dei controlli su Banca Etruria, degli ultimi controlli di Banca Etruria, c'è sicuramente Rossano Soldini. Quindi, semmai se dalla parte opposta un rimprovero gli potrebbe essere fatto, quello che forse se era dimesso anche lui, forse tutto il polverone l'avremmo potuto nascondere sotto il tappeto, ma è una cosa vergognosa anche da dire, quindi evitiamo. La cosa che si può semmai dire è che il povero Rossano Soldini ha firmato quel prestito alla SACI, pur mettendo a verbale la sua, diciamo, i suoi dubbi, le sue contrarietà, e questo naturalmente, quella firma gli ha costata la condanna. E non c'è niente da fare, la legge e basta. Cioè, con tutta la simpatia e la stima che provo per la persona che nell'interesse della banca ha cercato di fare tutto quello che poteva, fino a dare le dimissioni, fino ad andare a Roma a Banca d'Italia, fino a spiegare quali erano i problemi, quello che aveva visto, per cercare di salvare il salvabile in tempi non sospetti. Però purtroppo la firma ce l'ha messa e non c'è niente. E questo, Giuseppe, no, aggrava appunto le responsabilità di chi doveva intervenire, della Banca d'Italia, certo. Stessa. No? Perché uno che è dentro viene lì e ti dice per filo e per segno, no? Cioè, non devi mandare solo le ispezioni, cioè, bisognava intervenire in modo massiccio, no? Prima. Non so come la pensate. Chi vuole rispondere? Sì. Se posso dire qualcosa io è questo. Purtroppo è vero. I giudici perseguono quelli che secondo loro sono i reati, e purtroppo nel reato di bancarotta c'è quella maledetta firma posta sotto quel finanziamento, che ovviamente l'ha tirato dentro Rossano Soldini a queste vicende. E a noi dispiace anche come associazione, perché in realtà è grazie proprio alle iniziative che ha preso Rossano Soldini che poi sono state fatte poi una serie di interventi anche da parte di Banca Italia, che pur essendo in qualche modo stati interventi, l'ho già definito prima,
forse non sufficientemente mirati, però dicevano alcune cose ben precise rispetto a come la banca gestiva la questione dei crediti, a come ci fosse un'insufficienza nel management nella banca, nell'affrontare le questioni più delicate da parte della banca stessa, fino ad arrivare al famoso punto in cui si diceva: guardate, voi non siete all'altezza, trovate una partner di più elevato standing perché da voi non tirate fuori le gambe. Ci fu la famosa offerta pubblica d'acquisto, ahimè, della Banca Popolare di Vicenza, che fu rifiutata. Di Vicenza, che fu sdegnosamente rifiutata da tutti, autorità in testa. Io mi ricordo il comunicato stampa della loro sindaco Fanfani, che diceva: ah, questa proposta di azione a un euro, che vabbè, lasciamo perdere. Poi è andata come è andata anche per la Popolare di Vicenza, quindi ci sarebbe stato un patatrac ancora più grosso, perché indubbiamente non è che con l'acquisizione di Banca Etruria poi la Popolare di Vicenza avrebbe fatto chissà quale schizzo da un punto di vista di solidità, ma sta di fatto che la questione purtroppo era questa. E a proposito di Soldini, purtroppo lui è stato appunto immischiato in questa vicenda del finanziamento Sacci, che lo ha portato, perché i giudici hanno giudicato via via tutti i possibili reati di bancarotta fraudolenta, andando a verificare le posizioni di ogni singolo amministratore, di ogni singolo dirigente della banca rispetto a tutti i finanziamenti che nel periodo incriminato erano stati erogati. Quindi hanno visto chi era il soggetto fruitore del finanziamento, per quante garanzie gli era stato dato, e in parecchie circostanze c'era un'assoluta nullità di garanzie. Si parla addirittura negli atti di accusa di istruttorie fatte in un giorno e mezzo, quando per un semplice risparmiatore che chiede un mutuo magari di 50-60 mila euro Tanti rifiuti, no? Sì, rifiuti. Mentre davano i soldi a tutti, poi appunto, magari no, le imprese sane, no? Gli dicevano di no. Eravamo di fronte a questo, questo è stato il meccanismo per il quale, andando a analizzare finanziamento per finanziamento, persone coinvolte per persone coinvolte, che Soldini purtroppo è rimasto coinvolto, pur dovendo, lo voglio ripetere, rendere merito a Soldini, e tant'è che l'ho scritto anche in un comunicato stampa subito dopo la sentenza, che ci aspettavamo sicuramente per lui il miglior trattamento, anche se era difficile chiedere al giudice probabilmente di non valutare l'atto, il fatto in cui era coinvolto, perché purtroppo lui aveva posto quella firma su quel finanziamento. Io, al di là di tutto ciò che sono le responsabilità, che effettivamente poi è chiaro che chi aveva più voce in capitolo era quello che doveva appunto doveva essere processato e pagato. Però io ho visto che nel tempo, nonostante che le cose si fossero sapute, perché sennò bisognava essersi tappati gli orecchi e gli occhi, e anche da parte delle nostre istituzioni, per dire, non è che ci siano stati molti movimenti e molte cose che di interesse. Quindi sembra che ci sia stato quasi, ora dico una parola pesante, un tacito accordo perché finisse così. Questo è pesante. Perché finisse così, sì, lo so, però d'altronde non c'è stata un'altra, modo di vedere le cose. Diciamo che le voci giravano da tempo. Esatto, no? Sulle appunto, quindi era un po' il segreto appunto, di Pulcinella. Ecco, per nascondere. Chi aveva voce in capitolo, probabilmente che poteva anche intervenire, non lo ha fatto. E quindi ecco, io questo dispiace, perché qui ne valeva l'economia della città, appunto, perché e ne valsa l'economia della città, perché molte aziende in quel periodo si sono trovate in difficoltà. Poi magari hanno risolto i problemi affidandosi ad altri istituti, però probabilmente l'istituto che doveva, ecco, che era stato sempre trattato in modo molto molto prioritario da parte degli imprenditori aretini, chiaramente
non è stato da parte, appunto, ripeto, delle istituzioni controllato o quantomeno visto in modo giusto come doveva essere fatto, perché io avrei visto le istituzioni a essere quelli che avrebbero dovuto, tra virgolette, denunciare ciò che avveniva dentro la banca, perché tutti lo sapevano. Come vittima del salvabanche, che rapporti avete avuto con, se ce l'avete avuti, con le istituzioni? Pochissimi. Anzi, visto che lui è centrato, noi siamo rimasti male perché in questi 3 anni che ci siamo battuti con varie manifestazioni a Roma, a Firenze, a Laterina, a Ferrara, eccetera, abbiamo anche cercato qualche volta qualche sponda per vedere se il comune, le varie istituzioni, i partiti della città, la Camera di Commercio, l'Associazione di Industriali, insomma tutto il sistema aretino si è veramente disinteressato. Tolte le prime volte che qualcuno ha detto qualcosa, poi dopo a farsi anche dal sindaco stesso, lo tiro in ballo perché ci disse che aveva scritto una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, che ci avrebbe fatto sapere qualcosa. Morì lì, non abbiamo saputo più nulla e quindi sotto questo profilo siamo stati veramente soli, ripeto, solo con la fede del consumatore che ha seguito la nostra vicenda e tutte le nostre pratiche. Se mi consente, sì. Però vorrevo dire solo una cosa, perché su tutte queste vicende che noi abbiamo seguito, molte volte, quante volte sentiamo dire, no, i misteri d'Italia, no? Ecco, anche quello di Banca Etruria, secondo me qualche mistero c'è. Mi rifaccio a qualche esempio che ha fatto lui prima del 22 di novembre, prima del decreto del governo, di alcune cose che erano successe in quel periodo. Io ne voglio citare una soltanto, cosa che non è stata mai detta, anzi, a qualche volta l'ho chiesto ma non ho avuto mai risposta. Mentre erano presenti i due commissari della Banca d'Italia, che erano arrivati a febbraio del 2015 e se ne sono andati a dicembre, poi dopo il decreto del governo, a metà settembre dello stesso anno e il 21 di ottobre, e io ho ritagli del giornale perché l'ho tenuti, per 2 volte presenti i commissari della Banca d'Italia, lo ripeto, veniva annunciato che venivano messi a disposizione 20 milioni di euro la prima volta e ulteriori 20 milioni di euro il 21 di ottobre, quindi solo a un mese dal decreto del governo, che erano funzionali a finanziamenti della piccola e media impresa Orafa Aretina, che magari se ce n'era bisogno bene, perché in quel periodo, se vi ricordate, era un periodo un po' di crisi, o per la crisi dei mercati arabi, insomma c'era un po' di crisi, per cui c'erano delle difficoltà. Allora io che per 42 anni ho lavorato nel mondo dell'industria tu per tu col commercio in tutta Italia, io ho visto tanti fallimenti in Italia, ma una società fallita che pochi giorni prima elargiva denari, bene, compagnia bella, io non l'ho mai vista. Quindi io questa domanda la rifaccio anche stasera, non è che i presenti mi devono rispondere, però l'ho fatta anche a qualcun altro che poteva saperne qualcosa e non ho avuto mai risposta. 40 milioni di euro dati di finanziamenti in una banca che veniva poi, anzi dirò di più e lui lo sa meglio di me, una settimana prima del decreto del governo l'esito doveva essere ben diverso, praticamente era stato fatto un piano tipo quello che stanno facendo ora per Acarige di Genova e invece all'improvviso arrivò questa decisione. Dopo la pausa proviamo a rispondere. Ultima parte di Nero su Bianco della Casa dell'Energia, eravamo rimasti con un quesito di Giuseppe Leandri. Paolo Casalini, come rispondiamo? Ma io credo che questi soldi servivano unicamente per essere, lui ha detto 2 articoli nel giornale, ecco, quello era lo scopo, avere l'articolo nel giornale, poi che siano stati erogati ne ho molti, molti, molti dubbi. Io credo che siano solo stati 2 annunci che servivano. Specifichiamo 2 cose. Durante il periodo del commissariamento, quindi da 14 febbraio a 22 novembre, la banca ha peggiorato tutti i conti, in assoluto. Diminuita la raccolta, aumentate le sofferenze, diminuiti gli investimenti. Quindi i conti della banca in 9 mesi di commissariamento non sono migliorati, anzi sono peggiorati. Per crearsi un minimo di immagine pubblica era necessario far vedere che qualcosa
veniva fatto. Quindi si dice mettiamo a disposizione questi soldi, in realtà, cioè, io posso dichiarare qualunque cosa, ma se poi non li erogo, se dico alle mie filiali comunque voglio che per darti i soldi mi deve firmare la nonna, la mamma, la zia, la cugina e anche la domestica, è chiaro che questi soldi rimarranno sempre nelle casse della banca. Volevo dire una cosa a lui prima, che ha citato la vendita della Popolare di Vicenza. Quella buffonata che fu messa in atto nel periodo del maggio 2014, secondo me va anche un po' chiarita, perché chi ci ha creduto lo ha fatto in buona fede. In realtà la lettera che mandò la Popolare di Vicenza, intorno ad aprile, era soltanto una letterina scritta senza nemmeno il consenso del Consiglio di Amministrazione della banca. È vero, a Reto ci fu l'alzata di scudi, tutti, sindaco, Camera di Commercio, riunioni alla Borsa Merci, tutti, guai, benissimo. Il management della banca, 20 giorni dopo quella lettera, chiese di essere ricevuto dai dirigenti di Popolare Vicenza, con delle controproposte minime, proprio da dire non caliamo del tutto le brache, diciamo due o tre particolari. Andò alla riunione, perché di questa riunione ne ho sentito parlare spesso, presidente, vicepresidente, i due vicepresidenti, quindi Rosi, Boschi e Berni. Andarono alla riunione e furono quasi messi alla porta, cioè gli fu detto che la Popolare di Vicenza non era più interessata, e trovarono 3.000 scuse per cacciarli. Quindi, cioè, da una letterina che non aveva nessun valore, perché se io mando una proposta d'acquisto irrevocabile di una banca, ma non solo la Banca d'Italia deve essere d'accordo, ma il Consiglio d'Amministrazione, e forse non basta, l'Assemblea dei Soci di una banca deve essere d'accordo. Ecco, la lettera fu scritta dal Presidente e dal Direttore Generale, il Consiglio d'Amministrazione non ne sapeva niente e 20 giorni dopo si rimangiarono tutto. Quindi c'è la vicenda... A cosa è servita allora quella mossa? Secondo me? In quel momento la Popolare di Vicenza stava facendo un aumento di capitale e doveva giustificare agli azionisti per quale motivo stava chiedendo i soldi. Miglior e scusa di questa. È stata strumentalizzata. Assolutamente. Diciamo, questa era perfetta. La situazione della banca. Esatto. Dobbiamo comprare le banche Etruria, dateci i soldi. Ma quando storicamente, secondo te, cioè la banca, da quello che diceva lui prima, no? Cioè il riferimento dell'aretino medio, no? Della propria vita, l'istituto, no? A cui fare riferimento, invece è diventata qualcos'altro. In che senso? Cioè nel senso... è diventata quello che abbiamo detto prima, no? Cioè quando ha cominciato il declino? Il declino, questi mega affidamenti senza copertura. Io ripeto, i mega affidamenti sono la punta di un iceberg. In realtà il declino di Banca Etruria, secondo me, comincia negli anni 80, quando viene costretta ad acquistare la Popolare dell'Alto Lazio, al cui interno troveranno delle voragini finanziarie che inizieranno da quel momento a ingoiarsi gli utili d'esercizio. Alla fine degli anni, a cavallo degli anni 2000, c'è un secondo tracollo, perché all'interno della dirigenza della banca cominciano delle liti, delle spaccature violente, per cui lì si comincia ad avvertire che ci sono dei grossi problemi. Dopodiché nei primi anni, sempre a cavallo di quegli anni, comincia l'acquisizione della Banca Lecchese, strapagata, l'acquisizione della Banca del Vecchio, una risata, 125 milioni rivenduta per due spiccioli pochi anni dopo. Ecco, in quel momento si avverte che qualcosa comincia a non andare. Banca d'Italia alza le antenne ma non interviene. Nel 2009 la defenestrazione del presidente. Evidentemente dentro al Consiglio di Amministrazione cominciano a avere già nel 2009 la consapevolezza che la banca stava messa molto male. Il problema è che se è giusta la defenestrazione di un Consiglio di Amministrazione, è sbagliata la sua sostituzione, perché a quel momento... occorrevano persone capaci di guidare una banca. Cioè io non posso mettere dentro una banca un bottegaio, un artigiano, un bravo industrialotto e pensare con queste persone di risolvere i problemi. Giuseppe? No, cioè, la domanda ha fatto una ricostruzione, credo, abbastanza perfetta. Ma la tempesta perfetta. Ma la domanda però la devo fare. Ma noi, risparmiatori, pensionati,
come potevamo essere al corrente di tutte che cose, ai vertici della banca, con queste trasfusioni, Banca del Lazio, Compagnia Bella, succedeva dietro le mura di banche. Noi eravamo solo persone che con una banca radicata nella città da 136 anni, da 30, 40, 50 anni clienti, andavamo con i nostri piccoli risparmi. Tenete presente fra l'altro che sui quasi 16.000 rimborsi forfettari all'80%, 10.200 erano da 10.000 euro e 2.000 erano da tra i 15 e 20.000 euro. Questo a dimostrazione che tante persone, pensionati, che e poi siamo italiani, no? Il risparmio si faceva, fra due anni voglio rifare il tetto della casa, certo. Mio figlio vedo se l'aiuto a pagare il mutuo, tutti tendiamo a risparmiare qualcosa per, cioè, tutte per queste manovre famiglia. Le vostre spalle. Queste, insomma, ecco, tutte queste manovre alle nostre spalle, cioè volevo dire, come potevamo, come spalle. Potevamo saperlo, ecco. Come potevate saperlo? Ma dunque, era impossibile perché... Come diceva un caro amico, che era poi l'avvocato Bianconi, ad Arezzo purtroppo è sempre esistito questa cappa che ha coperto un po', tutte le cose, un po' tutte le cose che sono successe. Quindi ecco, noi vediamo che pian piano Arezzo, diciamo, è stata espropriata di tantissime cose. E poi dopo si è cercato i rattoppi, quindi mai si è costruito qualcosa di veramente efficiente. Vediamo la sanità, vediamo per dire ultimamente la Camera di Commercio, vediamo appunto l'università. Ecco, diciamo che ci sono state date sempre le briciole praticamente. Ecco, questo io non lo so se è un disegno di appunto, come dicevo prima, di concordato o che sia, diciamo, in qualche modo messo sotto sempre la cappa che esiste, perché onestamente non si capisce perché. C'è un disegno per impoverire Arezzo, dice. Io, secondo il mio punto di vista, sì, per cercare di fare in tutti i modi salvare quella città che poi dopo ha avuto un tracollo, perché ricordiamo che vicino abbiamo quell'altra città che è appunto Siena, dove hanno cercato di spostare un sacco di cose, la parte politica, dico, ha cercato di spostarci un sacco di cose, e anche lì hanno avuto quel tracollo che è stato il Monte dei Paschi. Quindi ecco, diciamo, per cercare di, probabilmente sì, di salvare un qualcosa che poi non è servito a niente, insomma, ecco. E quindi ecco, e ancora credo che non sia finita così, credo che non sia finita così, perché ancora le strade sono quelle di fare queste mega strutture, queste mega cose che, diciamo, ecco, noi siamo sottoposti sempre, vediamo la nettezza urbana, vediamo tutta una serie di cose che siamo, noi non, ad Arezzo sembra che non siamo capaci a fare niente, praticamente ecco, noi non siamo in grado di gestire niente, ecco, quindi allora dobbiamo farci gestire, gestisce per te. Sì, ecco, farsi gestire da qualcuno che gestisce per noi. Volevo sapere da Pietro Ferrari qual è la situazione, proprio sinteticamente, perché siamo in chiusura, sui rimborsi, su questi ristori, a che punto siamo, perché poi c'è anche l'altro filone della truffa, no? Oltretutto. Allora, il filone della truffa è un filone che viene seguito dal Tribunale, dalla Procura, dietro espressa denuncia, querela fatta da ciascun risparmiatore che nei confronti delle varie filiali si è sentito truffare. Quindi avranno il suo iter, che non è seguito direttamente dalla nostra associazione, e vedremo gli sviluppi. Però quello che ci interessa ai fini del risarcimento, ai fini del ristoro, chiamiamolo, o dell'indennizzo, chiamiamolo come si vuole, è questo. Parecchi hanno ricevuto l'80%, qualcuno non ha ricevuto niente, qualcuno ha ricevuto tramite arbitrati dei rimborsi, in qualche caso irrisori. Unica fattispecie, obbligazionisti, N trattamenti. 80, niente, qualcosa meno dell'80, parecchio meno dell'80%. Allora, qui mi devo riallacciare all'ultimo provvedimento fatto dall'attuale governo e contenuto nella legge finanziaria. La legge finanziaria è stato deciso che tutti i risparmiatori, azionisti o obbligazionisti che siano, hanno diritto ad un indennizzo erogato direttamente dallo Stato. Allora siamo a posto. Magari. Aspetta che c'è il lato B. Allora, con una procedura abbastanza semplice, non prevede arbitrati e quant'altro. Benissimo.
si coglie nel segno, però c'è il suo però. Allora, intanto si dice che il ristoro per gli obbligazionisti passerà dall'80 al 95%, lo citava prima Giuseppe. Però nello stesso decreto si dice che appunto gli azionisti dovranno percepire un indennizzo pari al 30%. Ci può anche stare, perché l'azionista investe in un capitale a rischio e quindi ci sta che l'indennizzo, il ristoro, chiamiamolo come vogliamo, sia oggettivamente anche inferiore. Non sapevano su cosa investivano, no, perché il pensionato, cioè, voglio dire, sì, è vero che uno non deve essere ignorante. Chi compra un'azione, l'azione è sempre quella. Chi compra un'azione sa che investe in capitale di rischio, in capitale, quindi non è che un obbligazionista che presta del denaro alla banca che poi pensa gli verrà restituito. Quindi la cosa è sostanzialmente diversa. Ma dov'è il problema sostanzialmente? È notizia di questi ultimi giorni, è cronaca di questi ultimi giorni. Interviene nuovamente l'Europa. L'Europa dice no, questa forma di indennizzo data in questa maniera si configura come aiuto di Stato e quindi o la cancellate non si può fare. O altrimenti non e quindi come fanno adesso? È rimesso tutto in discussione. Il decreto attuativo delle norme previste dalla finanziaria doveva essere approvato entro il 31 gennaio del 2019. Diamogli 15 giorni, diamogli un mese di tempo di slittamento nell'approvazione della procedura, sta di fatto, però ora è tutto rimesso in discussione e non sappiamo, ed è questo che chiediamo al governo, chiarezza, perché non sappiamo come loro vorranno affrontare questa roba, perché è chiaro che nuovamente un corpo a corpo con l'Europa non è possibile farlo, perché lo si farebbe sulla pelle delle persone. Perché si ritarderebbe tutto e perché si correrebbe il rischio anche di una strumentalizzazione politica, visto che siamo vicino. Ma ci sono cose più importanti da discutere, quindi che appunto. Se ci sono cose talmente importanti, noi siamo preoccupati, perché siccome sappiamo anche noi che ci sono cose più importanti, che le cose più importanti vanno prima delle cose più importanti. Era una battuta. Ma certamente sì, ma ci sono. Ma no, guarda, ci sono cose più importanti, ma è per questo che siamo preoccupati, perché le cose più importanti vanno. Volevo chiedere a Paolo se quindi hanno promesso quindi un qualcosa che non possono ristorare? Questa è una bella domanda. Il dubbio mi venne appena fu fatta la norma e mi chiesi, dico, ma se le cose dovessero andare un po' peggio di come già stanno andando male, siamo sicuri che poi questi soldi veramente li mettono a disposizione? Perché fare una norma, dice sì, ti rimborso, ma se poi non metti i soldi lì, è come la banca che dice metto 20 milioni a disposizione degli orafi, sì, ma se io poi questi soldi non li mando veramente, faccio l'annuncio e basta, alla fine tutto sommato che l'Europa intervenga e dice non lo puoi fare, o mi pare il vero. A Di Maio quindi cosa chiede? A Di Maio cosa chiedete quindi sabato? Di Maio anche stamattina Italia 1 ha dichiarato che anche nel caso che l'Europa mettesse un paletto lui va avanti uguale. Noi chiederemo sabato lo incontreremo e chiederemo qualche specifica, però volevo solamente dire una cosa, che sulla cifra messa a disposizione per tutti questi ristori, che sono 1 miliardo e 575 milioni in tre anni, da 525 milioni l'anno praticamente, da qui al 2021, i rimborsi che per quanto riguarda ad arrivare al 95% degli obbligazionisti, più o meno sono circa 80-85 milioni di euro. Non sono moltissimi, il resto sarebbe tutto per gli azionisti che sono gli altri 1.500 miliardi. Quindi nel nostro caso, se vogliono sanare la ferita, non è che hanno da spendere una tantissimo, cifra enorme, perché l'80% l'abbiamo già preso, quindi si tratta di questi 75-80 milioni che dovrebbero. Grazie a tutti, anche perché credo sia stata una bella ricostruzione storica, perché poi si punta il dito, è facile, no? Con gli ultimi, però. Diceva Paolo Casalini, qui bisogna andare addirittura negli anni 80, quindi è un po' lunga la storia e chissà se verrà mai fuori tutta. Ci rivediamo la prossima settimana.